Abusi fisici e verbali, vessazioni psicologiche, privazioni di denaro. Da inizio anno sono già 50 le donne che hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza della provincia di Rimini. 250 le segnalazioni nel 2020, un dramma aggravato dalla pandemia. Purtroppo le donne sono in questo momento anche chiuse nelle case. Sappiamo che nelle case avvengono più del 70% delle violenze. Aiutare le donne a denunciare le violenze e sostenerle nel percorso per uscirne è l'obiettivo del protocollo firmato a Rimini da prefettura, forze dell'ordine, procura, tribunale, carcere, azienda sanitaria, sindaci e associazioni di volontariato. Il problema centrale è sia l'intervento nell'immediatezza, ma poi la presa in carico della vittima, perché altrimenti c'è il rischio che, ovviamente, superata l'emergenza, si crei una situazione di debolezza, di solitudine, di esigenze economiche rispetto alle quali non vi è protezione, quindi si rischia di ricadere nella situazione antecedente. Quindi la rete è veramente il punto centrale. Una rete che vuole diventare sempre più efficace, dal pronto soccorso alle scuole fino al carcere, per intervenire anche sugli uomini maltrattanti. È necessario quindi spezzare questa cultura che è ancestrale, che è assolutamente inaccettabile, e restituire, diciamo, dignità e spazio alla donna. È chiaro anche che nessuna norma, nessun protocollo può avere una reale efficacia se non c'è un sostanziale cambio culturale che parte dalle famiglie, che parte anche dalla scuola.